Un canto di Natale. Jacob Marley era morto, morto stecchito, e a nessuno importava molto, neppure al suo socio Ebenezer Scrooge. L'unica cosa che preoccupava Scrooge era la spesa del funerale. Scrooge era un vecchio peccatore, avaro, attaccabrighe, arraffone. Ecco quello che era. La meschinità rendeva rossi i suoi occhi e livide le sue labbra sottili. Nessuno lo fermava mai per la strada per chiedergli: «Caro Scrooge, come va? Quando vieni a trovarmi?» Ma a Scrooge non importava niente. Stava seduto tutto il giorno nel suo ufficio a contare il suo denaro. Diceva fra sé: «Ora che Marley è morto, è tutto mio». Questo accadeva in una fredda vigilia di Natale. Il suo impiegato Bob Cratchit, un ometto magro, sempre avvolto in una lunga sciarpa logora, stava appollaiato su un alto sgabello. Nella stufa bruciava un unico, misero pezzo di carbone. Si sentì bussare alla porta e una gaia vocina cantò: «Dio vi benedica, signori! La vostra vita sia rose e fiori! Pussa via!» Ringhiò Scrooge così ferocemente che il piccolo cantore scappò via come il vento. Bob Cratchit sospirò: «Ah, il Natale, che benedizione!» «Un'altra parola, Bob Cratchit, e perderai il posto!» sbottò Scrooge. «Natale, sono solo sciocchezze! Per caso tu ti aspetti una giornata di vacanza domani?» «E se è possibile, signore...» disse Bob strofinandosi le mani gelate. «Non è possibile! Perché mai dovrei pagarti una giornata senza che tu lavori, eh? Natale! Bah! Sciocchezze! Solo sciocchezze!» Il vecchio Scrooge chiuse a chiave l'ufficio. Bob Cratchit corse a casa da sua moglie e dai suoi bambini, e Scrooge tornò alle sue fredde stanze scure dove viveva tutto solo. Alla luce di una candela guardò dappertutto per controllare che non ci fossero dei ladri. No, nessuno sotto il tavolo, né sotto il sofà, né sotto il letto, e nemmeno nel guardaroba, e neppure sotto la sua vestaglia appesa alla porta. Si mise la camicia da notte, si sedette vicino al fuoco languente a mangiare una scodella di zuppa d'avena. Mentre mangiava, il cordone del campanello che stava dietro la sua seggiola cominciò a ondeggiare. Il campanello suonò, dapprima piano, poi sempre più forte. Dopo un po', tutti i campanelli della casa trillavano. Scrooge fece cadere il cucchiaio. All'improvviso i campanelli smisero di suonare e si udì un altro rumore, come se qualcuno trascinasse delle catene su per le scale. Qualcuno che si avvicinò proprio alla sua porta, attraversò la porta chiusa ed entrò nella stanza. Era Jacob Marley. Il suo corpo era trasparente. La catena cigolante che lo avvolgeva era fatta di cassette di sicurezza, di chiavi e di lucchetti. E allora, Scrooge? Scrooge si sentì invadere da un gelo mortale. «Cosa vuoi da me, Jacob? Perché sei incatenato?» Il fantasma di Marley emise un grido orribile e scosse le catene. «Porto le catene che mi sono forgiato da solo durante la mia vita. Queste sono le cose che mi importavano. Denaro, denaro e ancora denaro. Oh, Ebenezer, se tu vedessi le catene che aspettano te. Erano lunghe come queste 7 anni fa e continuano ad allungarsi». Scrooge guardava terrorizzato il fantasma. «Sono venuto ad avvisarti, Ebenezer. Sarai perseguitato da 3 spiriti. Scrooge tentò di dire sciocchezze, ma non poté.
Il fantasma uscì dalla finestra e sparì nella fosca notte buia. Scrooge andò subito a dormire, ma prima di poter prendere sonno si rigirò a lungo nel letto. Venne svegliato dall'orologio. Scoccava lugubre e desolata l'una di notte. Le luci si accesero nella stanza e le cortine del suo letto vennero tirate bruscamente. Scrooge si alzò di colpo a sedere e si trovò faccia a faccia con un fantasma. «Sono il fantasma dei Natali passati», sentenziò la figura. «Del tuo passato, ebbene da Scrooge, alzati e vieni con me». E il fantasma afferrò una mano di Scrooge. Traversarono insieme i muri della camera da letto e si trovarono di colpo nella strada di un villaggio. «Santo cielo!» gridò Scrooge. «Ma io questo posto lo conosco. Ci ho vissuto da bambino». Un nugolo di bambini felici stava giocando sulla neve, gridando «Buon Natale!» Ma quando Scrooge gettò un'occhiata attraverso la finestra della scuola, vide un ragazzetto che stava lì, seduto tutto solo a leggere un libro. «Nessuno lo ama», spiegò il fantasma. «Nessuno vuole giocare con lui, perché lui non desidera altro dalla vita che accumulare una grossa fortuna». «Quel ragazzo sono io», disse Scrooge in lacrime. «Sono io, quando avevo 9 anni». All'improvviso, non erano più nel villaggio, ma dentro una misera casetta. «Anche qui ci sono già stato», sospirò Scrooge. «E quella ragazza sul sofà, vedi fantasma, vedi com'è bella. Dovevo sposarla un tempo. Si chiama Clara». La giovane non poteva vedere né Scrooge né il fantasma. Accecata dalle lacrime, stava rileggendo una lettera. Scrooge guardò al di sopra della sua spalla. «Perché, vedi, c'è qualcosa che tu ami più di me, ed è il denaro. E così, caro Ebenezer, spero che tu ti ricordi di me quando sarai diventato ricco. Addio, la tua amata Clara».